Ebbene, amici, frati, alle dea la congrega, sono le 14:20 del 22/09/2023. Devo accelerare precipitosamente, arrivare al dunque di questa questione. Di quale questione? Di tal questione. Mi piace questa parlata molto impostata che va molto di moda, e si differenzia la moda dai modà. Ma i Modà furono un gruppo, non esiste più questo gruppo, sono un gruppo andato di moda, quindi ora è come se non ci fossero, ma aspettiamo il nuovo album. Che cosa vi aspettavate dal sottoscritto me medesimo di persona, per dirla alla Totò? Sto ottimizzando le condizioni del PC, che non sono ottimali, con CC Cleaner per poi farvi ascoltare quasi integralmente, diciamo, parliamo un po' così, da Enrico Silvestri, un personaggio molto simpatico, molto ascoltato, molto respinto, osteggiato, criticato, forse amato, sicuramente non ama i Maneskin. Io non sono un amatore, sono un grande amante, no, dei Maneskin, scusate, ma qui vengo disturbato dalla chiusura dell'applicazione di patch al PC in corso, ma ci vuole maggiore corsa, più velocità nel mio PC, mi sto perdendo in calembour. Chi è questo falotico rigenerato, questo falotico spropositato, questo falotico sconsiderato, se vogliamo considerare la lingua italiana mutevole, interpretabile, sotto vari punti di vista, come una canzone, sconsiderato significa anche molto alla larga, ironicamente non considerato, c'è la S di negazione davanti, la S iniziale di Stefano. Ma iniziamo, anche se sto renderizzando la New Adventure, il commissario Falò. Ma che c'entra tutto ciò con Gatto Silvestro che cerca di catturare Damiano? Quel canarino, ma una bella canarina Titti, e la bassista ha le tette. Allora, adesso usiamo un'intonazione così molto istrionica, la diga battendo per essere più squillanti, più tonitruante, ripristinare le pagine. Scusate, dovevo iniziare questo video. Soltanto poi, dopo aver completato il processo di rendering, renderizzazione e pulizie, soprattutto nelle vostre teste. Ora, questo è un video molto spiritoso, diciamo, alternerò questo mio video per l'appunto, scusate la ripetizione, con delle mie esibizioni, diciamo, canor. Oh, ma che te ridi, dimmi 5 pezzi dei Maneskin, vediamo un po' e ascoltiamo in presa diretta o presa per il culo. Comunque la pulizia non ha funzionato, sta arrivando una notifica, io non volevo essere disturbato e non voglio apparirvi disturbante. Ecco, ma Gatto Silvestre, Canarin, la bassista è carina, Vittorio si chiama, Vittorio, uomo vincente, uomo perdente. Ma stanno vincendo i Maneskin, diceva, scusate, però qua c'è un rallentamento pazzesco. Dalla live del 18 settembre, Tom e Cherry, ho sempre fatto confusione. Chi è Tom? Il gatto top, il gioco del gatto top che fa Silvestri con i Maneskin. Cherry Lewis, essere un po' demenziale, ma anche molto intelligente, perché per raggiungere un certo livello di demenzialità ci vuole grande genialità. Questo è un pezzo così improvvisato, non è un pezzo musicale. Poi canterò con qualche pezzo da pazzo, mi è pupazzo. Diceva Tom Cruise, comunque, è sia un gatto che un topo, ha questi denti, diciamo, un po' da castoro, anche la Marisa Tomei, ma il castoro non è un topo. E allora, Topolini e Paperini. Il grande Paolo Zaccagnini torna a spiegarci la vita dal suo esilio dublinese, stavolta ci dice la sua sui Maneskin. Sì, si può ironizzare, e qui carica molto questo boomer, ma tutto potrebbe tornargli indietro come un boomerang, perché se dice una cosa inesatta, assolutamente impropria nei confronti di Kate Winslet, miei uomini forse analfabeti o donne che conoscete a malapena l'ABC,
Quindi siete patite del film per cui Kate Winslet vinse l'Oscar, The Reader, You Understand, e non possedete la genialità di Jerry Lewis o quella di Woody Allen con cui Kate Winslet ha girato, ecco, parlo un po' all'Enrico, ha girato quel film non meraviglioso, però forse anche un po' sottovalutato, che è La ruota delle meraviglie. Ma ascoltiamo questa imitazione, un'imitazione, questa registrazione. Siamo on air, ok? Del New Scusate. York Times dedicato ai Maneskin. Non so chi sia l'autore, non voglio neanche leggere Ma l'articolo. è Io ho Silvestrin. 75 anni, vivo in rock da quando ne ho 6. Anche la questione del bacio, quello di Taylor Swift a Damiano, ma non è un bacio, è un... I giornali, perché ci sono gli artisti e poi ci sono le cifre. Cioè, pensi che certe volte si nascondano dei fallimenti? Loro sono una cosa Ecco, si minima, nascondono i come fallimenti. purtroppo tutto questo mondo dura tutto Questa 15 minuti, come barbare diceva Andy Andy Warhol. Warhol. Il problema è che io mi ricordo degli anni stupendi, questo vale per il cinema. Attrici come Judi Dench o Margaret Rutherford, donne non bellissime, ma attrici straordinarie. Le nuove attrici sono bravissime, sì, però l'arte e le operazioni sono tutte uguali, non sanno Sono di niente. furbe operazioni commerciali che durano, Benissimo, diciamo, benissimo. vuoi dire la sfilata delle pochissimo. sconosciute del Festival di Venezia? Ma si chiama ancora Mostra del Cinema o è diventato il Mostro di Venezia? Non ho seguito molto, ma leggo i giornali. Mi piace il cinema, la mia famiglia viene dal cinema. Ieri parlavo con due miei cugini. Dov'è il pezzo su Kate? Enrico, Domani ho allora. girato a Roma, ci sono Robert Taylor e Deborah Kerr. Spero di Non vedere sei molto Maestro, che preparato credo che sul sarà cinema una di Kate storia Winslet. Come non si straordinaria. spoglia, di Titanic, Ma tutto pure il quel cinema seno deve ripetere. debordante, Il cinema deve ripreso da raccontare le Cameron e mie storie. dipinto Bisogna da DiCaprio, ma spingerla non sono perché le mani di muoversi. DiCaprio, Se non però è così, insomma. allora diventa bellissima pure Kim Kardashian. E Guarda che è Robin? bellissima Kim Kardashian, è un po' burrosa, però è buona. Lasciamo perdere. Neanche la musica rock racconta più niente. Prendi Arisa. Brava, sì, ma me canti cinque sue canzoni, nessuno se ne ricorda. Poi questo è Morgan, bravissimo, musicista straordinario. Ma Straordinario, qualcuno sa dirmi però due pezzi di un'imitazione questo Guccini? nell'imitazione, Se anche la invece mi mia. chiedo Puccini. cinque pezzi di Battisti, allora sì. Guccini pure, mi vanno fessati, figuriamoci, Ivano capito? Pure a me Fessati ha sono i detto, musicisti. Silvestri. E tu dici che nessuno rimane veramente nella memoria. No, per niente, è come il Grande Fratello Whip, quelli famosi. Basso per non incorrere naturalmente nel copyright, mentre scorrono in sovrimpressione Dolly Parton clashed with Elvis Presley's manager over will always love you. Halle Berry slams Drake for using her image without permission. Olivia Rodrigo. Ma sai, io mi sono laureato in economia e commercio con un tomo così, ma mica come ora che è tutto un copia e incolla da Wikipedia. Dovevo andare in biblioteca ogni giorno, quasi ogni notte, ho fatto anche le scuole serali per diplomare perché vengo da una famiglia che viveva di stenti. Ma in che senso? Ad esempio, Arriviamo al punto, no? il Ecco. Toronto Film Festival, Festival. che è Comunque, molto più importante del Silvestrin è a Toronto conoscenza di Ezra, di hanno Tony prodotto Goldwin, cinque con Bob De Niro, pezzi Bobby Cannavale, a e la Toronto moglie di Bobby e non Cannavale, hanno o prodotto Knox, James Knox è un il film protagonista di uno dei miei libri, che non ha ispirato venduto, bene, Hollywood certo. Bianca. No, Ma Kate Winslet è la Knox migliore Goes attrice. Away, ecco. Però tu l'hai mai vista nuda? No! Si confonde Ma la perché sensualità con ridono? la bravura. Si Ma confonde come rispetto a no? sé. Subito dopo Titanic, a proposito del Festival di Venezia, era in concorso o fuori concorso? Holy Smoke di Jane Campion. È nuda, si vede tutta la patonza. E fra l'altro Harvey Keitel, che voleva, diciamo, riprogrammarla, faceva da tutor. E lì, quando ha visto quel po' di roba, ha detto: qui c'è poco da educare, c'è da ficcare. Allora direi di partire. Ma che c'entri ti è capitato, Antuone? C'entri questo Silvestrino un po'. Un volpino, un po' fubetti, però bravo, bravo, non è i livelli, ecco, forse di Kate Winslet, anche se lui è un uomo, e fa per piacere,
come Leonardo DiCaprio dei tempi d'oro di Titan, con questi ciuffi sbarazzi, però ne accette tassi vestri, e si nota da come lei si pone. Si pone in un modo ironico, però non alla Falotic, che diciamo sa viaggiare nel tempo, sa elaborare anche accadimenti sicuramente non felicissimi, tristi, appartenenti al suo passato, per reinventarsi nel presente in un continuum spazio temporale che ci può ricordare. Sta venendo un temporale, però. Maron verrà più avroforte da quazzo, Back to the Future. Ma a proposito di comeback, di ritorni, datemi il benvenuto. O il bentornato, welcome back. Direi di cantare con Cat la Volpe, uomini, uomini, che data al falò la patente da Pinocchio. Allora, non è che volete fotterla, ecco, perché mi sembra che vogliate ingularla, però a livello metaforico ci mancherebbe, perché qualcuno dice che falò. Falò ce l'ha profumato lungo ed è un tipo smaliziato e comunque non è omosessuale, dai, bello. Cantiamo con Edoardo Bennato, questo napoletano. Sì, ma forza Napoli, ma il falottico, ma voi date retta a lui lì? Questo è uno di Bologna, tal da me. Sì, ma sono campagnolo, è un villico, un vileno, è un ignorantone. Ma la cultura, Dio buono! Ma cosa fa questo qui? I video su YouTube scrive, fra l'altro self-publishing, ma va a lavorare barbun! No, dobbiamo cantare, ignorantun! Allora cantiamo. Quanta fretta, dove corri, dove vai? Presa diretta. Se ci ascolti per un momento, capirai. È lui il gatto, io la volpe, siamo... Siamo in società, di noi ti puoi fidare. È arrivata la notifica in palle, avevo fatto la pulizia. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Fai un contratto e vedrai che non sapentirai. La, 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 la. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per le celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 2 consulenti, 2 impresari che si fanno in 4 per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua, ma calà, dai. È un normale contratto, una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te è un divo da hip hop. Diventa guai, cicale, 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 è di Paris. Parisi? Paris Hilton, la I di Imola, la I di istrionico, la I di... Idio Savon, mi piace fare l'idiota, così la gente penserà, quello è falò, è un povero pirla, sai, ma quando arriva l'occasione giusta, lui te lo sa mettere tutto, tutto dentro, e da lì non esce più, è chiuso ermeticamente. In passato mi chiusi e la gente volle rinchiudermi. Ciò è ossimorico, è contraddittorio, ma io vivo di contraddizioni, di pubblicazioni e grandi recensioni. Io sono un povero bambagione. Non diciamo stronzate, queste calunnie le dice Balanzone. Non so più che cazzo dire. E allora, ma è forte questo, eh? È veramente bravo, a me piace. Questo sembra un incrocio fra Silvio, che fu Berlusconi naturalmente, e Gianni Minà, no, Mina,
e nominate più voi mine vaganti, capito la battuta? Sono un barzellettiere ridicolo come lo fu Berlusconi. Ecco, Adriano Celentano, ma cantiamo con acqua e sale. E sale, ma come direbbero i meridioni, questo Silvestrini che fa il critico, non serve né da sale né da pepe, è insulso, è insipido, è chiaro. Poi cantiamo con un po' di zucchero, sì, canteremo con zucchero, zucchero, sugar, fornaciere. Cosa ne pensate di acqua e sale? Non è che arriveranno altre notifiche qua? Allora, parte l'annuncio, annunciazione. Allora l'annuncio terminerà, speriamo. Ne parte un'altra adesso, scopri Milka Brownie. È buono, gelato al cioccolato, dolce, un po' salato, cari pupi, pupo. Beh, allora? Grande, grande Adriano! Grande cantante. Semplice un po' banale. Io direi quasi prevedibile, è sempre uguale. Sono fatti tutti così, gli uomini e l'amore. Come vedi, tanti aggettivi che si incollano su noi, da che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. Va bene, guida tu, che sei brava più di me. Ed attendo che sia amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più. Tutti insieme a questa mi fai bere. Con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, fai godere. Se mi vedi in un angolo ore piene, come un lago che si piove un po' di neve, uno stagno, vorrei dire. Non viene, viene come un conviene. Sono io a pagare amore tutto il pe, tutte le pene. Ma fa pena questo Palotti, ma farete pena voi. Cantiamo con zucchero, dai, un po' di zucchero, di miele. E basta col mare, e basta col mare, mare, mare. Perché tra dire e fare c'è di mezzo sempre il mare. Quindi anche Luca Carboni. Silvio lo sa che Luca si buca ancora. Dai uomini, allora, sto cercando una canzone, vediamo, digitando velocemente sugar o sotto zucchero dovrei cercare. Mettiamo karaoke, karaoke. A proposito del mare, cantiamo col mare, un video così straordinario, veramente. Il mare impetuoso al tramonto. Vediamo. Oppure Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, il mare d'inverno. E adesso comincia a piovere, siamo in autunno. Dai. Allora, cantiamo. Chi ha detto che zucchero non vale un cazzo? Ma se guardate allo specchio, quell'uomo onde e bisul. Voglio vederti ballare, ballare! Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Four, three, two, one. Voglio vederti ballare senza tabù. Un ballo da straffa mutande e fallo di più, fallo. Come on sister, un volo proibito. Amore, sesso, 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 sono un assetato. Perché tu sei l'acqua, l'acqua del peccato. Il mare è posa al tramonto, salì sulla luna e dietro la tendina di stelle. Stop, voglio vederti toccare. Nel bar. Questo è rock, oppure davanti all'altare, a un passo da me. Come on sister,
non posso non posso. Amore, sesso, 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 sono un affamato. Perché tu sei il pane del peccato, il mare che vuota al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. E sentirei la mia pelle. Ovunque tu sarai, sulla tua pelle. Sulla tua pelle. Una pausa sazia. Na 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 na. Talmente alta la musica, si è sentita la notifica di Cicci Clear. Alla bella che sei bella come il peccato, il mare per posa al tramonto, salì sulla luna dentro una tendina di stelle. Mare per posa al tramonto, salì sulla luna dentro una tendina di stelle. E sentirai la mia pelle. Ovunque tu sarai, sulla tua pelle, sulla tua pelle. Voglio vederti ballare. Oddio, non resisto. Voglio vederti vibrare. Oddio, non resisto. Voglio vederti con vibratore, no, godere. Oddio, non resisto. Io non resisto. Voglio, ti voglio godere. Oddio, non resisto. Oddio, non resisto. Mare, impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Il mare, impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Il mare, impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Il mare, impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Se la chiavò. Good night, bye, follow.